tenetevi liberi la notte fra il 27 e il 28 luglio prossimi. Potrete assistere all'eclissi di luna più lunga del secolo e sarà uno spettacolo davvero da non perdere, garantito. Il nostro satellite, pensate, si colorerà di rosso sangue. Quando si verifica un'eclissi di luna, la Terra si trova esattamente tra il Sole e la Luna. L'ombra della Terra quindi oscurerà la Luna, in questo caso in modo totale. Ma vediamo meglio cosa accadrà. Dunque, la Luna lentamente si oscurerà e la fase di totalità durerà circa 103 minuti, cioè 40 minuti in più rispetto alla media. Finita la totalità dell'eclissi, la Luna tornerà gradualmente del suo colore argenteo. Questa eclissi sarà così lunga perché il 27 luglio la Luna si troverà all'apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra, e impiegherà più tempo per percorrere la sua orbita. È un evento davvero storico, da non perdere assolutamente, perché un'altra eclissi simile avverrà nel 2100. Il colore rosso è dovuto a un effetto fisico per cui le polveri presenti nell'atmosfera terrestre assorbono la luce del sole e la riflettono, prendendo appunto questo colore caratteristico. Ma non dimenticate di dare uno sguardo poco distante dalla Luna, perché potrete vedere Marte, che sarà di un bel color rubino. Ma torniamo alle eclissi. In Italia lo spettacolo dovrebbe iniziare alle 21.30 del 27 luglio, mentre l'entrata in penombra è prevista per le 19.14 per terminare verso l'1.30 del mattino del 28 luglio. Alle 22.20 circa assisteremo alla totalità delle eclissi, quando la Luna sarà diventata completamente rossa. Come vederla? Niente di più facile, basta guardare verso sud-est, non è importante da dove farete l'osservazione, è sufficiente che siate in un posto non molto luminoso e se riuscirete a procurarvi un semplice binocolo lo spettacolo sarà ancora più affascinante. Sembra proprio che il cielo sarà sgombro di nubi in tutta Italia, quindi preparatevi e non prendete impegni per la notte del 27. Armatevi di macchine fotografiche e scattate tante foto. E se vorrete vi aspetto sulla pagina Facebook collegata a questo canale, dove potrete pubblicare le vostre foto. Il link lo trovate in descrizione. Vi ringrazio dell'attenzione e buone eclissi a tutti.